con grande violenza. Lo Stato dice: io mi devi portare questa cifra alla fine dell'anno, come me la porti? Cioè, che cosa fai per recuperare questi soldi, quindi sesterzi, milioni e milioni di sesterzi? Non lo voglio sapere. E loro agivano in maniera molto molto violenta e guadagnavano tantissimo rispetto a ciò che poi invece passavano allo Stato. Ebbene, tutto nasce, il mio romanzo, in questo contesto. C'è Virgilio al Mare Planum, che era la zona che corrisponde all'attuale Mare Chiaro, dove aveva la sua villa, che aveva avuto il regalo dal filosofo Sirone, sta componendo l'Eneide. Un messaggero di Pollione, la cui tenuta di Pausilipon sta a 2 miglia di distanza, lo manda a chiamare perché c'è stato un fatto di sangue, c'è stato appunto una persona che è stata ammazzata gettando un passo alle murine, e Pollione dà l'incarico a Virgilio di indagare. Così nasce la storia. E in questa storia, mi dovete credere, ci ho messo di tutto di più. Noi potremmo stare anche 10 ore stasera, fino a domani mattina, ho due fogli pieni di tutto quello che li volevo. Non riusciremo ad esaurire tutte le tematiche che ci sono dentro. C'è la poesia, c'è la filosofia, sì, c'è la storia, c'è la teologia, c'è la società romana dell'epoca, c'è una condanna da parte mia dello schiavismo. Ho voluto dare voce, sottolineo soprattutto questo aspetto, ai poveri dell'epoca, sì, agli schiavi, alle persone umili. La peculiarità di questo rimesso. Ho voluto dare loro un volto, una voce delle emozioni e dei sentimenti, perché all'epoca gli schiavi, ma in tutta l'epoca, sono stati trattati in modo violentissimo e sono le grandi vittime di della storia di tutti i tempi. Ancora oggi purtroppo il fenomeno dello schiavismo in altre forme esiste.